Nonostante i turisti continuino a visitare la città di Salerno, sia grazie alle crociere, la cui stagione proseguirà ancora per qualche mese, che nell'ambito di tour organizzati, con tappa nel capoluogo tra un giro in costiera amalfitana ed un altro nell'area archeologica di Paestum, una delle zone più interessanti del capoluogo, una di quelle più visitate, il centro storico, spesso versa in condizioni di abbandono e degrado. Semmai questo accade non nei punti di maggiore passaggio, ma a pochi metri. Il riferimento in questo caso va a piazzetta Gennaro De Crescenzo, a pochi passi dalla chiesa del Crocifisso, all'ingresso di via Mercanti vicino al corso pedonale di piazza Portanova. Da tempo gli abitanti della zona hanno segnalato l'assenza di interventi di pulizia ed accumuli di rifiuti cresciuti nel tempo nell'incuranza generale. È che non funziona. Normale, insomma, che ci siano cumuli di spazzatura a un passo, insomma. Purtroppo qui non c'è servizio di nettezza urbana, questo è fatto. Una situazione che insomma vecchia. Sì, da anni. No, non c'è mai stato qua. Non solo piazzetta De Crescenzo, ovviamente, ma anche tanti piccoli e grandi spazi, a volte nascosti, a volte no. Anche vicolo Castel Terracena, proprio all'inizio di via Mercanti, che ogni giorno vede passare migliaia di persone, salernitani e turisti, non è di certo in condizioni da città turistica. Quasi come fosse un'opera di architettura moderna o una panchina innovativa, ad esempio, fa bella mostra di sé un divano nel vicolo. E da tempo c'è anche uno scooter abbandonato, segnalato dagli abitanti, senza targa, forse di provenienza furtiva. Il tutto, come detto, in pieno centro, a pochi metri da via Mercanti e dai negozi più in del capoluogo salernitano.